Dunque, Amen, sì, hai detto bene, un pezzo energico, un pezzo che un po' è un pezzo soul, quasi così, con dei suoni anni 70. C'è un testo molto ironico, un po' a doppio senso, dove insomma mi chiedo com'è difficile prendersi poco sul serio, cioè a volte bisogna anche sdrammatizzare le cose. Io parlo del mondo, no? Parlo dei grossi problemi del mondo. Se ti prendi troppo sul serio, vivi una vita meschina alla fine. Ogni tanto bisogna sapere anche essere più leggeri, ridere anche dei nostri guai qualche volta, no? Lo so che è difficile, però io ci provo. E quindi niente, amen, passerà, se non passa, passa di qua la sintesi. E qui cerca di fartela passare, se no ti aiuto io, ecco. Se non passa, passa di qui. È il solito gioco di parole. Ma mentre gli altri sono brani, come dicevo, di cover di gruppi, di cover di canzoni che io ho sempre amato, fino da quando ho iniziato a fare il musicista, quindi tanto tempo fa. Sono brani che anche adesso, ogni volta che li canto, mi danno molta emozione, avrei voluto scriverli io. Se fosse finita una sfida, più che arrivare, più che avere ancora più successo, eccetera, non mi interessa tanto avere ancora più successo di quello che ho, che insomma è già tanto e non avrei mai pensato neanche di arrivare a questo punto. Quello che mi interessa è avere la curiosità e la voglia di continuare a fare questo lavoro, cioè avere la voglia di ancora di incontrare pubblico ai concerti, di darmi, di cantare come la prima volta che andavo sul palco, con la stessa anima, con la stessa voglia. E quindi più che un altro successo o un successo più grande, mi interessano le sfide che questo mestiere, che questa professione mi dà ogni giorno. Ecco, se, mi piacciono più le piccole sfide, non so, andare a cantare in un posto dove non sono mai andato, che ne so, in Corea del Nord, piuttosto che in Malesia, dove magari la gente mi conosce solo per il cappello o per un paio di canzoni, andare a vedere, a scoprire com'è la reazione della gente dopo un concerto in quei posti lì, oppure fare un concerto a Cuba nella Piazza della Rivoluzione. Prima che arrivino gli americani che se la rifagocitano un'altra volta, dopo diventa americana. Questo. No, un SMS, mandava dall'inizio del concerto per 50 minuti SMS, parlava al telefonino di fianco e non si degnava di guardare neanche il palcoscenico, che è diverso. Possiamo Ma che? sapere cosa ti I ha miei fan fatto? grassi. No, non sono i miei fan, sono quelli che erano lì, quei ciccioni arroganti. I miei fan, anche se sono grassi, sono bellissimi. Quelli invece, perché c'è il grasso bello e il grasso brutto. Quelli erano grassi brutti, in quanto arroganti. Ma Carlo lo conosco, abbiamo anche già collaborato insieme, non su disco, ma per esempio al Festival Jazz di Montreux. L'ho incontrato diverse volte a Sausalito, dove lui vive, in California. È un grande musicista con cui sì, mi piacerebbe fare delle cose, ma deve scattare la scintilla, deve esserci l'occasione giusta. Non, le mie collaborazioni non sono mai, non vengono mai da parte della casa discografica o da parte dei manager che mettono insieme la cosa, capito? Viene per un incontro a volte molto spesso casuale anche, che poi abbiamo interesse, abbiamo voglia di continuare, ecco. Ma Sugar, tutta questa grinta ed energia da dove la prendi? Qual è la tua ispirazione? la prendo è sicuramente dalla musica e ripeto, è anche dal pubblico, perché succede molto spesso che arrivi
fare un concerto, arrivi in una città e hai un concerto, sei stanchissimo perché sono 3 giorni che fai dei viaggi e concerti, eccetera. E quindi fatichi un po', dici, ma stasera non ce la farò mai. Poi arrivi sul palco e ti arriva questa grande energia da parte del pubblico e ti carica immediatamente, quindi ti ridà forza, poi l'adrenalina fa il resto. Questo è quello che mi ha sempre fatto andare avanti e trovare energia. La mia ispirazione parte dalla musica di colore, parte dal blues, dal soul, dal rhythm blues e poi dalle canzoni, dalle melodie napoletane, dalla musica mediterranea. È un miscuglio, no, di ispirazioni, non è solo una. E poi anche per quanto riguarda le parole, i testi, alla mia vita, che non è dalla mia vita di tutti i giorni, che non è stata, che è stata molto molto intensa e anche un po' combattuta, insomma, amori che vanno, amori che vengono, ideologie, cose che insomma non condivido politicamente o istituzionalmente, come l'Azione Cattolica per esempio. Brutta questa qui, non è così. Anche lì, vedi, i giornali poi strumentalizzano molto, no? Ti strumentalizzano, se ne approfittano. Era molto semplice la mia cosa, era una battuta dei giornalisti che mi chiedeva il perché a Sanremo, eccetera, eccetera, perché non avevano preso mia figlia, eccetera. Allora, cosa ne pensi? Io ho detto, ma Pippo è una merdaccia. Che è molto diverso se tu sei italiano, merdaccia da merda. Merdaccia la dico anche a mio fratello quando fa qualcosa, che va, oppure che non mantiene una parola, oppure che doveva venire a un appuntamento e poi non è venuto, tipo un mio amico, hai capito? Sei una merdaccia. Ma è come dire, vabbè, dai, lasciamo perdere. Ecco, ed era quello lo spirito che doveva rimanere, infatti. Invece i giornali hanno titolato Zucchero offende Pippo Baudo, brababà. Io l'ho anche chiamato il giorno dopo, gli ho detto guarda che mi hanno un po' giocato, ci hanno ricamato intorno, ma lui che è una persona intelligente ha detto, e mi conosce da tanto tempo, ha detto ma lo so, ma figurati, ma io non ho problemi, cioè so benissimo i giornalisti, soprattutto sotto il Festival di Sanremo, come, capito, cercano notizie scoop. E quello è stato. Che Dio vi benedica e che ci vediamo il, quando è il? 29 e 30. Il 29 e il 30 di aprile all'Allianz Stadium di Zurigo. Grazie a tutti. Ciao.